Abbiamo fatto una proposta al sindaco e agli assessori competenti per eliminare fino agli acquisti natalizi il grattino nel centro murattiano, perlomeno abbatterne il costo, considerando che Bari è ancora 2 euro quando Reggio Calabria e Palermo hanno in pieno centro cittadino la tariffa oraria di 1 euro. Sì. Quindi abbatterlo cosa significa? Innanzitutto per l'amministrazione comunale tendere una mano in questo momento di crisi, quindi dare una risposta concreta, magari economicamente non rilevantissima, non però cambia la vita, però da un punto di vista proprio del sociale è molto importante, ha un grosso impatto, e poi soprattutto favorire l'accesso al centro murattiano dei cittadini, addirittura col disco orario in luogo del parchimetro e del grattino tradizionale, e quindi favorire in qualche maniera, ridurre quella che noi abbiamo sempre considerato una tassa sui consumi. Noi consumatori la consideriamo una tassa sui consumi, perché se io vado a spendere nel centro murattiano, certo, oltre al prezzo di acquisto devo spendere almeno 6 euro di grattino per fare shopping, e questo determina un decentramento del commercio a favore della grande distribuzione e dei centri commerciali.